Bentornati amici di Crown of Gamers. Oggi, come vi avevo promesso nello scorso video della tecnologia, questa diciamo rubrica che esce fuori da un po' gli schemi del nostro clan, del nostro canale, oggi parliamo di appunto un accessorio che magari ci serve per la macchina ed è l'airframe della Kenu. Lo stiamo vedendo sul sito dell'Apple, ecco, vi faccio vedere un po' il dettaglio. La cosa innovativa di questo semplice prodotto, semplice per quanto è innovativo, lo ripeterò più spesso perché mi ha veramente colpito, è il fatto che lo possiamo, non occupa assolutamente spazio, lo possiamo portare in tasca quando vogliamo, non dobbiamo più rimanere a ricasco, fra virgolette, delle ventose che tra l'altro ci ostruiscono anche un po' la visuale, no? Quando ci serve il navigatore, quando dobbiamo mettere l'iPhone sulla nostra dock, sul nostro car dock, dock da macchina. Ecco, lo sto cercando anche su Amazon, anche proprio per farvi vedere le differenze di prezzo, che qui in questo caso sono veramente minime, quindi lo potete prendere sia qui sul sito di Amazon, dove l'ho preso io per comodità, oppure andate e vi iscrivete sul sito Apple e lo comprate direttamente là, non cambia niente, il prodotto è sempre quello. Quindi questo è un altro modo in cui si può usare, mettendoci, inserendo una card o un badge dietro, lo possiamo usare anche per la scrivania. Ve lo voglio far vedere più che parlare, non vi ho fatto l'unboxing perché è un prodotto piccolo, andiamo in macchina e vediamo di che si tratta. Eccoci qua ragazzi, quindi tutto quello che avevamo detto, lì c'è il nostro bell'arbre magic, questo è il nostro portable car mount della Airframe, il Kenu. Per farvi capire, in pratica, ecco, questo è esattamente come fosse un ambipur. Qui siamo su una bocchetta di questo tipo, andiamo ad attaccare perfettamente, si gira sia la bocchetta che anche sentite gli scatti, ecco qua, lo possiamo mettere in portrait, in landscape, scusate, o in portrait. Andiamo a metterci in questo caso l'iPhone, va bene anche per dispositivi, non per la serie Note perché l'ho provato e non funziona. Diciamo, una mano è un po'. Non c'è nessun tipo, balla quel tanto che, allora, se noi lo mettiamo per così, per dire, ecco, mi sto impiccando con una mano sola, però questo è discorso, qui funziona perfettamente, le vibrazioni non ne risente, qui addirittura poi avete la possibilità di collegare direttamente con la presa accendisigari il cavetto caricabatterie, lo potete mettere in portrait sia girando, diciamo in questo caso, nel mio caso, proprio la bocchetta, o se no tenete ferma la bocchetta e girate tutti gli scatti e lo mettete in landscape. Comodità assurda perché ci evita di mettere la solita ventosa del cacchio. E oggetto tanto semplice quanto innovativo perché comunque ci risolve parecchi problemi, e anche quello relativo al pericolo che se lasciamo la ventosa in macchina ce la fottono, come spesso a me è capitato ad amici, eccetera, vi rompono il vetro per vedere se c'è dentro il navigatore. Avete questo che sembra un normale supporto da telefono e sanno la gente che se tu hai i malintenzionati sanno che se hai questo ci attacchi il telefono, non è che lasci il telefono in macchina. Quindi lo volete togliere, in 2 secondi lo togliete, buttato lì e via, fatto. Ok, se vi è piaciuto spolliciate questo video. Se non vi è piaciuto spolliciatelo lo stesso, commentate, e vi metterò il link anche di dove l'ho comprato, lo trovate sia sull'Apple Store, quindi sulla pagina ufficiale di Apple, apple.com, altrimenti questo dove l'ho preso io lo trovate tranquillamente su Amazon. Questo è il nome, Portable Car Mount, vi metterò Airframe, vedete, della Kenu, e vi metterò il link in descrizione, sperando che il prezzo nel frattempo non si alzi. Questo è tutto, ciao a tutti dal vostro Ariarkin per clanofgamers.it. Ciao!